Stefano Conti? Sì, signore. Venga, si accomodi. E la servetta mi introdusse in un ricco salottino. Che effetto curioso, quella parola signore rivolta a me sulla soglia di casa di quel mio amico della prima giovinezza. Ero un signore adesso. E Stefano Conti, di certo un signore di 35 o 36 anni, anche lui. Nel salottino, tenuto in una triste penombra, restai in piedi a guardare con un senso indefinibile di fastidio i mobiletti nuovi, disposti in giro, ma come per non servire. Non stavano certo ad aspettare nessuno, quei mobiletti in quel salottino appartato e sempre chiuso. E il senso di pena con cui li guardavo me li faceva ora sembrare intorno come stupiti di vedermi tra loro. Non ostili, ma neppure invitanti. Ero ormai abituato da un pezzo agli antichi mobili delle case di campagna, comodi, massicci e confidenziali, che dalla lunga consuetudine e da tutti i ricordi d'una vita placida e sana hanno acquistato quasi un'anima patriarcale che ce li rende cari. Quei mobiletti nuovi mi stavano attorno rigidi e come compresi di tutte le regole della buona società. Si capiva che avrebbero sofferto e si sarebbero offesi di una trasgressione anche minima a quelle regole. «Viva il mio divanaccio!» pensavo. «Il mio vecchio divanaccio di juta, ampio e soffice, che sa i miei sonni soporosi dei lunghi pomeriggi d'estate e non s'offende del contatto delle mie scarpacce cretose e della cenere che cade dalla mia vecchia pipa!» Ma nell'alzar gli occhi a una parete, all'improvviso e con stupore misto a uno strano turbamento, mi parve di scorgere in un ritratto a olio che raffigurava un giovinetto dai 16 ai 17 anni il mio stesso disagio e la mia stessa pena, ma molto più intensa, quasi angosciosa. Restai a mirarlo come colto in fallo, a tradimento. Mi parve come se a mia insaputa, zitto zitto, mentre io facevo quelle considerazioni sui mobiletti del salottino, uno avesse aperto lì in alto nella parete una finestrella e si fosse affacciato a spiarmi di là. «Lei ha ragione. È proprio così, signore», mi dissero per togliermi subito d'impaccio gli occhi di quel giovinetto. «Noi siamo qua tanto tristi d'essere lasciati soli così, senza vita, in questo stanzino privo d'aria e di luce, esclusi per sempre dall'intimità della casa.» Chi era quel giovinetto? Come e donde era venuto in quel salottino questo ritratto? Forse era prima nell'antico salotto dei genitori di Stefano Conti, nella casa dove io andavo tanti e tanti anni fa a trovarlo. In quel salotto non ero mai entrato perché Stefano m'accoglieva nella sua stanzetta da studio o nella sala da pranzo. Il ritratto appariva ad una trentina d'anni fa. Misteriosamente però, e pur nel modo più certo, la vista di quell'immagine escludeva che questi 30 anni, dal giorno che era stata fissata lì dal pittore, fossero stati comunque vivi per lei. Doveva essersi fermato lì quel giovinetto alle soglie della vita. Negli occhi stranamente aperti, intenti e come smarriti in una disperata tristezza, aveva la rinuncia di chi resta indietro in una marcia di guerra, estenuato, abbandonato senza soccorso in terra nemica, e guarda gli altri che vanno avanti e sempre più si allontanano, portandosi con loro ogni rumor di vita, così che presto, nel silenzio che gli si farà vicino, intorno, sentirà certa e imminente la morte. Nessun uomo di 46 o 47 anni, di sicuro, avrebbe mai aperto l'uscio di quel salottino per dire, indicando nella parete il ritratto, «Eccomi, quando io avevo 16 anni». Era senza dubbio il ritratto di un giovinetto morto,
e lo dimostrava chiaramente anche il posto che occupava nel salottino, come segno di ricordo, ma non molto caro, che era lasciato lì, tra quei mobiletti nuovi, fuori da ogni intimità della casa. Posto più di considerazione che non d'affetto. Sapevo che Stefano Conti non aveva né aveva avuto mai fratelli, e dal resto quell'immagine aveva il contratto caratteristico della famiglia del mio amico, neppure l'ombra di somiglianza con Stefano o con le due sorelle di lui, già da un pezzo maritate. La data del ritratto, poi, e quel che si scorgeva del vestiario non potevano far pensare che fosse qualche antico parente della madre o del padre, morto nell'adolescenza lontana. Quando di lì a poco Stefano sopravvenne e dopo le prime esclamazioni, nel trovarci tanto mutati l'uno e l'altro, ci mettemmo a rievocare i nostri ricordi, provai, alzando gli occhi di nuovo a quel ritratto e domandandone al mio amico qualche notizia, uno strano sentimento di commettere una violenza di cui mi volessi vergognare, o piuttosto un tradimento che tanto più doveva rimordermi in quanto approfittavo che nessuno potesse rinfacciarmelo, se non lo stesso mio sentimento. Mi parve che il giovinetto lì, effigiato, con la disperata tristezza degli occhi, mi dicesse: «Perché chiedi di me? Che t'ho confidato, che sento la stessa pena che tu entrando qui hai sentito. Perché esci ora da questa pena e vuoi da altri intorno a me notizie che io, qui, muta immagine, non posso correggere o smentire?» Stefano Conti alla mia domanda storse la testa e levò un braccio come per ripararsi dalla vista di quel ritratto. «Per carità, non me ne parlare, non posso neanche guardarlo.» «Scusami, non credevo», balbettai. «No, non immaginare niente di male», s'affrettò a soggiungere Stefano. «Il male che mi fa alla vista di questo ritratto è così difficile da dire. Se sapessi...» «È un tuo parente?» arrischiai a domandare. «Parente?» ripeté Stefano Conti, stringendosi nelle spalle, più forse per ritrarsi da un contatto ideale che gli faceva ribrezzo che per non saper come dire. Era un figliuolo della mamma. Tal meraviglia afflitta e tale imbarazzo mi si dipinsero in volto che Stefano Conti, arrossendo improvvisamente, esclamò: «Non illegittimo, ti prego di credere. Mia madre fu una santa.» «Ma dici tuo fratellastro, allora?» gli gridai quasi con ira. «Me lo avvicini troppo con questa parola. Mi fa male», rispose Stefano contraendo il volto dolorosamente. «Ecco, ti dirò. Mi sforzerò a spiegarti una difficilissima complicazione di sentimenti, che poi, come vedi questo effetto, di farmi tener lì, come per una ammenda, questo ritratto. La sua vista mi sconvolge ancora, e sono passati tanti anni. Sappi che io abbia attossicata l'infanzia nel modo più crudele da questo ragazzo, morto, di 16 anni. Attossicata nell'amore più santo, quello della madre. Sta a sentire. Vivevamo allora nella campagna dove sono nato e dove dimorai fino a 16 anni, cioè fino a quando mio padre, disgraziatissimo, non abbandonò l'impresa della mamma, che poi ad altri fruttò onori e ricchezza. Vivevamo lì, soli, come esiliati dal mondo. Ma questo esilio lo penso adesso. Allora non lo sentivo, perché non immaginavo neppure che, lontano da quella terra, da quella casa solitaria dove ero nato e crescevo, di là dai colli che scorgevo grigi e tristi all'orizzonte, ci fosse un altro mondo. Tutto il mio mondo era lì. Né c'era altra vita per me fuori di quella della mia casa, cioè di mio padre, di mia madre, delle mie sorelle e delle persone di servizio. Io sono, per esperienza, con coloro che stimano cattivo consiglio lasciare i fanciulli nell'ignoranza di tante cose che, scoperte alla fine improvvisamente per caso, sconvolgono l'animo e lo guastano talvolta irreparabilmente. Sono convinto che non c'è altra realtà fuori delle illusioni che il sentimento ci crea.
Se un sentimento cambia all'improvviso, crolla l'illusione e con essa quella realtà con cui vivevamo. E allora ci vediamo subito sperduti nel mondo. Questo avvenne a me a 7 anni, per il cambiare improvviso d'un sentimento che a quell'età è tutto. Quello, ripeto, dell'amore materno. Nessuna madre, io credo, fu così tutta dei suoi figli come la mia. Né io, né certo le mie sorelle, nel vederla dalla mattina alla sera attorno a noi, proprio dentro la nostra vita, nelle lunghe assenze di mio padre dalla villa, ci immaginavamo che potesse avere una vita per sé fuori della nostra. Andava, è vero, di tanto in tanto, una volta ogni 2 o 3 mesi in città col babbo per tutto un giorno, ma credevamo che non si allontanasse affatto da noi con quelle gite, fatte come ci sembravano per rinnovare le provviste della casa di campagna. Anzi, tante volte avevamo l'illusione d'averla spinta noi ad andare in città per i regalucci, i giocattoli che ci recava al ritorno. Ritornava qualche volta pallida come una morta e con gli occhi gonfi e rossi, ma quel pallore, seppure ce ne accorgevamo, era spiegato con la stanchezza del lungo tragitto in vettura. E quanto agli occhi, possibile che avesse pianto? Erano così gonfi e rossi per la polvere dello stradone. Se non che una sera vedemmo ritornare in villa solo e fosco nostro padre. La mamma ci guardò con occhi quasi feroci. La mamma era rimasta in città perché s'era sentita male. Ci disse così dapprima: s'era sentita male. Doveva trattenersi per qualche giorno in città, niente di grave. Aveva bisogno di cure che in campagna non poteva avere. Restammo in tale sbigottimento che mio padre, pur di scuotersene, si maltrattò aspramente con un'ira che non solo accrebbe il nostro sbigottimento, ma ci offese e ci ferì come una crudelissima ingiustizia. Non avrebbe dovuto sembrargli naturale che restassimo così a quella notizia in attesa. Ma l'ira ingiusta e l'asprezza non erano per noi. Lo comprendemmo una decina di giorni appresso, allorché mia madre ritornò in villa. Vivessi 100 anni, non potrei dimenticare l'arrivo di lei in carrozza davanti al portone della villa. Udendo dal fondo del viale l'allegro scampanellio dei sonagli, ci precipitammo giù, io e le mie sorelle, per accoglierla in festa. Ma sulla soglia del portone fummo bruscamente fermati da nostro padre, smontato allora da cavallo, tutto ansante e polveroso, per prevenire di qualche passo l'arrivo della vettura che conduceva la mamma. Non sola, capisci? Accanto a lei, sorretto da guanciali, tutto avvolto in scialli di lana, pallido come di cera, con questi occhi smarriti che tu gli vedi nel ritratto, c'era questo ragazzo, suo figlio! Ed ella era così intenta a lui, così tutta di lui in quel momento, costernata tanto dalle difficoltà di calarlo giù in braccio dalla vettura senza fargli male, che neppure ci salutava. Noi, suoi figli soli, fino a ieri, neppure ci vedeva. Un altro figlio, quello, la mamma nostra, la mamma tutta di noi, fino a ieri, aveva avuto fuori della nostra un'altra vita. Fuori di noi, un altro figlio, quello, e lo amava come noi, più di noi. Non so se le mie sorelle provarono quel che provai io, nella stessa misura. Io ero il più piccolo, avevo appena 7 anni. Mi sentii strappare le viscere, i cuori, soffocare d'angoscia, occupar l'animo da un sentimento oscuro, violentissimo, d'odio, di gelosia, di ribrezzo, di non so che altro, perché tutto l'essere mi si era rivoltato, stravolto, allo spettacolo di quella cosa inconcepibile. Che fuori di me, mia madre, potesse avere un altro figlio, che non era mio fratello, e che potesse amarlo come me, più di me. Mi sentii rubare la madre. No, che dico? Nessuno me la rubava.
Lei commetteva davanti a me e in me una violenza disumana, come se mi rubasse lei la vita che mi aveva data, staccandosi da me, escludendosi dalla mia vita, per dare l'amore che doveva essere tutto mio, quello stesso amore che dava a me, a un altro, che come me ci aveva diritto, lo stesso diritto che ci avevo io. Grido ancora, vede, mi sento a pensarci la stessa esasperazione d'allora, l'odio che non poteva mai più placarsi, per quanto poi mi narrassero la storia pietosa di quel ragazzo da cui mia madre aveva dovuto staccarsi quando passò a seconde nozze con mio padre. Non lo aveva preteso mio padre, quel distacco. Lo avevano preteso i parenti del mio primo marito. Sembra che costui per gravi dissapori con mia madre, allora giovinetta, dopo 4 o 5 anni di tempestosa vita coniugale, si fosse ucciso. Tu intendi ora? Era le volte che mia madre si recava dalla campagna in città, andava lì a vedere quel suo figliuolo, di cui noi non sapevamo nulla. Egli, che gli cresceva lontano, affidato a un fratello e a una sorella del primo marito. Ora questo fratello era morto. Poco dopo il ragazzo s'era mortalmente ammalato e mia madre era corsa al suo capezzale. Lo aveva conteso alla morte e appena convalescente s'era portato con sé in campagna, sperando di fargli riacquistare la salute col suo amore, con le sue cure. Fu tutto invano. Morì 3 o 4 mesi dopo. Ma le sue sofferenze valsero mai a suscitare in me un moto di pietà, nella sua morte a placare il mio odio. Io avrei voluto che gli guarisse, anzi, che gli rimanesse lì, tra noi, per riempire con l'odio che la sua presenza mi ispirava, il vuoto orrendo rimasto dopo la sua morte tra me e mia madre. Il vederla riattaccarsi a noi, dopo la morte di lui, come se ormai ella potesse ridivenir tutta nostra come prima, fu per me uno strazio anche maggiore, perché mi fece intendere che ella non aveva affatto sentito quel che avevo sentito io, e non poteva difatti sentirlo, perché quello per lei era un figliuolo, come ero io.